Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un kit di case Logitech che, come potete apprezzare, il box è decisamente corposo. Ovviamente non si poteva, diciamo, ridurre più di tanto il volume occupato, così adesso procediamo a eseguire l'unboxing. Come potete apprezzare, stiamo parlando di un kit 2.1, quindi doppia cassa più subwoofer, da un paio di centinaia di watt, ovviamente è certificato THX. Il Logitech Speaker System Z623 è quindi dotato di una cassa a sinistra, una cassa a destra, la possibilità ovviamente di gestire il volume, i bassi, come gestire anche per esempio le entrate audio extra, quindi per esempio se volete ascoltare attraverso un sistema di cuffie lo potete fare. Avete un cavetto audio, vedete che buona scatola paracolpi, così da evitare danneggiamenti. All'interno della scatola non c'è altro. Questo che potete apprezzare in questo momento è il subwoofer, come notate è decisamente corposo, tanto appunto da generare piccolo dettaglio dedicato alle entrate. Il tutto, come potete quindi apprezzare, è generoso come dimensioni, tanto è vero che appunto nel momento in cui lo spacchettate da solo dovete prestare attenzione, poiché la scatola è sì costruita su misura, tuttavia se diciamo date un'inclinazione eccessiva lo stesso fuoriesce dalla scatola magari rovinosamente arrivando a danneggiarsi, cosa che sicuramente non gli fa bene anche poi per mantenere una buona fedeltà sonora. Per quanto riguarda il resto, ovviamente sarà nostra premura crearvi anche una galleria fotografica, a breve insomma sarà online come nostra abitudine. Lo spacchettamento termina così, non c'è altro da mostrarvi, fate quindi attenzione come abbiamo posto attenzione noi, perché un conto è appunto danneggiare magari semplicemente il sacchetto che lo contiene, un conto è se riscivola e poi si danneggia, si sbecca o insomma si deteriora in qualche modo. Occhio quindi, prestate attenzione, io vi saluto, ci vediamo su formobiles.info e vi invito anche a seguirci attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. La lista dei canali social è in fondo al video, pertanto io ora vi saluto, ci vediamo online, grazie per l'attenzione, un saluto da Giuseppe Ragozzino.